Dunque, stagione finita per Filippo Meligoni, lesione del crociato, intervento chirurgico necessario, tradotto in soldoni, campionato finito e addio ai mondiali Under 20, con l'assenza di Canutè che potrebbe essere pronto tra una decina di giorni, ovvero per il derby di Ascoli, sono solo quattro i centrocampisti a disposizione di Pillon: Brugman, Bruno, Memushai e Crecco. La società non tornerà sul mercato. Se dovesse servire, dalla formazione primavera verrebbe promosso in prima squadra Scimia. Cresce intanto l'attesa per la super sfida di Lecce, in programma domenica alle ore 21. La squadra sta lavorando bene, soprattutto sull'intensità. Le probabili scelte, come già anticipato da giorni, tutto ruota intorno alla posizione di Gaston Brugman al rientro dopo l'infortunio che gli ha impedito di disputare le ultime tre partite. Pronto l'accorgimento per esaltarne le qualità. Un centrocampista in più, deputato a coprire le spalle del capitano. Bruno agirà da schermo davanti alla difesa, Memushai e Crecco mezzali. Brugman avrà così più libertà di movimento, con la possibilità di impostare ma anche di rifinire e concludere l'azione. Non sarà dunque un vero e proprio trequartista. Davanti Marras e Mancuso, una riedizione di quanto fatto nel 2013-2014 da Pasquale Marino, che con un sistema diverso, il 3-4-3, affiancò Zuparic a Brugman, ma la sostanza non dovrebbe cambiare. Per inciso, quella è stata la migliore stagione del calciatore sudamericano. Altresì fondamentale il rientro di Ugo Campagnaro. Farà coppia con Scognamiglio. Gravion invece si giocherà il posto con uno tra Balzano e Del Grosso.